Bella ragazzi e ben ritrovati in un vlog di Cure 93. Allora, questo vlog prima di tutto voglio fare per i miei 200 iscritti. Adesso siamo intorno, da quello che posso vedere, 214. Siamo 214 iscritti e sinceramente sono contentissimo di questo traguardo che ho raggiunto in così poco tempo, per modo di dire, 2 mesi, comunque sia sono molti. Sono 60 giorni. Sono contentissimo di aver fatto questo traguardo e mi fa piacere che i miei video interessino tantissimo a voi. Ieri ho pubblicato Battlefield 3 perché mi è stato richiesto Battlefield 3, visto che comunque sia il primo episodio che ho fatto più o meno all'inizio dei primi video che ho pubblicato, è piaciuto abbastanza e l'ho voluto riproporre qui. Come sapete ovviamente è molto difficile diciamo emergere come youtubers in questa comunità che è pullula di ragazzi che comunque sia sanno fare dei video e sanno fare dei montaggi veramente belli, come ho potuto vedere, e andando in giro per canali importanti, comunque sia molti pubblicano, spammano le loro pubblicità. Io se devo proprio farmi pubblicità preferisco contattare il singolo utente, una persona, un fan di altri youtubers e chiedergli magari di passare nel mio canale, di guardare un mio video perché magari potrebbe piacergli. Io non sono mai insistente. Mi fa piacere più che altro far conoscere il mio canale per quello che è. Io faccio semplici gameplay, quando qualche volta mi capita di fare vlog, anzi questa è la prima volta che mi capita di fare un vlog, ma per ringraziare voi che mi date un supporto enorme. Voi ragazzi, io vado su gestione video e vado a vedere i commenti che voi mi fate nei video, a me, io li guardo e ogni volta che io vedo un sei bravo, continua così, e fighissima intro, e bella Cure continua così, grandissimo, Cure, bella la nuova intro, io veramente ragazzi non so com'è, cioè voi mi stimolate maggiormente a fare dei video ancora più belli e non solo, mi stimolate ancora di più a fare dei video per voi, per qualsiasi genere di gioco io provo a immedesimarmi in quello che voi provate in quel gioco. Sclero ovviamente. Scappa, dai, tutti e coglioni, testa di cazzo, compagno di merda. Perché magari vi piace vedermi sclerare in un gioco. No, questa cazzo di immigrazione host, ma vaffanculo. Cioè, non bastano gli occhiali, anche queste cazzo di immigrazioni host. Che ne so, a voi piace, può piacere tutto. Ah, ok. Guarda, sei ancora camperato lì, pezzo di merda. Ma ti venga a prendere per il caso. E io sinceramente sono contento di questo perché a dei fan piace il mio gameplay serio, a dei fan piace quando mi nervosisco per delle cazzate o cose serie che ci sono nel gioco, ad alcuni piacciono delle partite di gruppo, ad altri piacciono i miei tutti contro tutti, ad altri piace il mio Crysis, il mio Battlefield, il mio Minecraft, i Forza Horizon. Cioè, ognuno ha i suoi gusti e a seconda di questi ovviamente segue i miei video. Che dire, sono molto contento di questo traguardo, i miei 200 iscritti. Io come sempre vi ringrazio per il supporto che mi state dando. Voi non pensate che questo supporto sia minimo. Per me è tantissimo, ve l'ho detto. Ogni commento che io leggo, ogni mi piace che voi mettete un mio video, ogni messaggio privato che voi mi mandate è un qualcosa che è di positivo, o anche se è una critica costruttiva, a me fa piacere. A me dispiace più che altro invece che mi vengono, cioè che magari mi mettete dei dislike, cioè non è che me ne freghi molto, mi mettete dei dislike ma senza magari scriverlo nei commenti, dirmi magari pure io ti ho messo dislike perché il video non mi è piaciuto tantissimo in questo punto. A me dispiace per questo. Più che altro dei dislike sono messi così senza nessuna motivazione. A me dispiace tantissimo. A me farebbe invece piacere che voi partecipiaste al mio lavoro, al mio allestimento di tutto il palco di YouTube,
che ho fatto dei miei 50 video che sono adesso, con questo saranno 51. A me farebbe piacere, lo sapete sempre, che voi partecipate con me, siete parte di me. Quindi non posso fare a meno di voi. Voi siete il mio pubblico, siete i miei fan, e a me fa piacere che voi commentiate, mettete mi piace, mettete non mi piace, ma che ci sia sempre un vostro segno nei miei video. È questo che mi fa andare avanti, ragazzi, mi fa andare avanti tutto questo, perché voi siete tutto. Ovviamente una parte sono anche io, certo, del tutto, perché altrimenti non ci sarebbero i miei video e non ci potrebbe essere il mio canale. Quindi, ragazzi, a me fa piacere, io sono contentissimo ovviamente che voi siate 214, che siate voi a giudicarmi. Io spero che ovviamente il mio pubblico cresca, perché mi farebbe piacere colpire sempre più gente. Magari c'è gente che rimane, diciamo, fissata, non fissata, ragazzi, rimane con la visuale incentrata sui canali di rilievo che ci sono su YouTube, senza dare del spazio a noi piccoli YouTubers che magari possiamo veramente darci da fare in tutto, crescere tantissimo. Solo che purtroppo le gerarchie si sono già formate. Io non le voglio sminuire, ma veramente sono gerarchie forti e soprattutto solide, perché sono veramente dei bravissimi YouTuber che creano dei video eccezionali che io non condivido, che io apprezzo tantissimo quando li vedo. Non voglio fare nomi, ma ovviamente sapete a chi mi riferisco, chi mi conosce. Quindi, ragazzi, inoltre volevo chiudere il video dicendovi un parere sulle nuove console, sulla next gen, su cosa farò con la next gen, cosa acquisterò. Io vorrei acquistare prima di tutto la Xbox One. E voi direte, voi penserete, ma perché acquisti la console che costa di più, che magari offre di meno? Allora, io ho saputo che hanno tolto molti blocchi, tipo quella dei giochi che non possono essere dati ai propri amici, che non possono essere passati, eccetera. Dopodiché ho saputo che, non so se è veritiera questa storia, ho saputo che nella edizione di partenza dell'Xbox One ci saranno l'Xbox One, il Kinect, il controller e basta. Invece io ho sentito che in realtà ci sarà, oltre a queste quattro cose, anche Forza 5, Forza Motorsport 5. Per me 500 euro più un gioco come Forza Motorsport 5, sinceramente possono valere quel tanto, perché Forza comunque sia, Forza Motorsport 5 sicuramente, se lo comprerete a parte, costerà, io non ne sono sicuro, i giochi per Xbox 360 costano 70 euro, 69,90 euro. Xbox One potrebbero costare intorno ai 80 euro, che cavolo ne sappiamo, ragazzi, io non ne so i prezzi della console di next gen. Quindi io sono affezionato a Forza Motorsport e mi è piaciuto, e siccome vorrei, se ovviamente ci fosse nel pacco iniziale di Xbox One anche Forza Motorsport 5, sarei lieto, sarei contentissimo. Quindi, ragazzi, io con questo vorrei chiudere il mio video. Io ovviamente comprerò Xbox One, ma forse magari successivamente prenderò anche PS4, perché mi vorrei avvicinare alla Sony per vedere le esclusive. Ovviamente mi sono già perso per PS3 The Last of Us, me lo sarei voluto giocare, sembrava molto bello. E poi, ragazzi, vorrei chiudere anche il video con un'altra domanda, e vorrei che, se ovviamente vi fa piacere, se volete farmi qualche domanda per il fact che vorrei fare per voi, qualche vostra curiosità sempre sul mio conto, qualche cosa che mi volete chiedere, che vi piace, che vorreste sapere sul mio conto, su qualsiasi cosa, io sono sempre disponibile. Ovviamente che non siano domande cazze, cioè proprio alla cazzo di cane. Niente, ragazzi, quindi vorrei chiudere il mio video. Vi vorrei ancora ringraziare per i 200 iscritti, per i 214 iscritti in questo momento. Ovviamente continuate a seguirmi, a me fa piacere, lo sapete. Quindi da Cure90 è tutto, e per questa volta, per il mio primo vlog, è tutto. Ci vediamo alla prossima, ciao, ragazzi.